Vangelo di oggi parla della vita eterna, cioè della vita eterna sulla terra. Sono quelli i segni che accompagneranno quelli che credono. Segni soprannaturali, cioè uno beve un veleno, muore. E invece berrete veleno e quello non vi farà morire. Anzi, poi dice assolutamente, cioè una cosa che dice il Signore, no, no, neanche un po' di mal di pancia. Niente, questa è la vita eterna. Cioè quello che ha potere nella carne già non c'ha più potere, sono i segni che accompagnano quelli che credono, e questo è un gioco di parole per dire che accompagnano per credere quelli che ascoltano il Vangelo, ma accompagnano anche quelli che annunciano il Vangelo. Sono segni della presenza del nostro Signore Gesù Cristo, che il regno di Dio è arrivato, che c'è la vita eterna. E la vita eterna che cos'è? Che cos'è il regno di Dio? Che cos'è il cielo? È che il peccato non regna più, perché il peccato è la morte. La morte è il peccato. Quindi c'è il regno dei cieli, non c'è più il peccato, diciamo il peccato mortale qui sulla terra, Non stiamo parlando già del cielo cielo, dove non ci sarà nemmeno il peccato veniale. Qui la morte non regna più su di noi. Questo significa. Io oggi a un certo momento stavo un po' mezzo non in crisi, però stavo triste, no? Perché vedevo 30 anni, dico che alla fine, poi così nella superbia, ti paragoni anche se lontanamente un pochino a San Francesco Saverio, dici qua. Prendiamo questi 30 anni e buttiamoli, veramente non lo dico così perché lontanissimo. E oggi mi trovo, dopo 30 anni, con molto, ma molto meno zelo di quando sono arrivato. E andavamo là per templi a annunciare il Vangelo come pazzi da tutte le parti, entravamo nei ristoranti, da tutte le parti sempre annunciare il Vangelo, ma non solo quello. La tradizione, questa casa, soprattutto, per esempio, se vi ricordate, eravate piccoli, ma all'inizio era pieno dei pagani. Adesso veramente a me. C'ho il mio divano, la mia pentola a pressione, faccio i miei risotti, metto là tranquillo, metto a vedere le partite, cioè, per favore, sì, faccio quello che devo fare, il minimo sindacale, le celebrazioni, eccetera. Insomma, vedendo me stesso, ma questo è un aspetto, ma vedendo tutto il resto, veramente, vedendo proprio la lontananza totale da San Francesco Saverio, vedendo che niente, non c'ho. Veramente sono un borghese orribile, più mi invecchio più divento borghese, più mi invecchio più penso, cioè, a stare bene, a non avere problemi e basta, questa è la verità. Sì, poi faccio cose, va bene, ma e poi praticamente il 90% delle cose alla fine sempre cercando me stesso, le cose che gratificano, no? E poi tutti i macelli, no? Tutte le mie infedeltà di questi anni, grandi, piccole, quotidiane. E poi è arrivata una parola, un salmo, che dice: tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Questo dice: beato l'uomo a cui Dio perdona il peccato, e tu hai rimesso la malizia, che non hai rimesso il peccato, hai rimesso ciò che è alla radice del peccato, la malizia del peccato, quello che muove il peccato, quello che accende il peccato. Peccato è, soprattutto, lo sappiamo, frustrazione del piano di Dio. Per un ebreo il peccato è sì trasgressione a una legge, è sì qualcosa che ha un aspetto morale, ma è soprattutto fallire il bersaglio, cioè fallire la vita. Peccato, no? Tante volte l'abbiamo detto, no? Quando ti casca un litro di latte per terra dici che peccato è quello, diciamo in italiano, quello è il peccato. Frustrare il lancio della freccia sull'arco che è la tua vita. E quello va flop e va lì a 20 centimetri, invece di andare all'obiettivo, invece di andare lì a 100 punti al cielo, come Dio aveva pensato. Questo che è quello che hanno fatto Adamo ed Eva, sono andati fuori dal paradiso, che non era il piano di Dio. E dice, hai rimesso la malizia, purificazione, tutto questo tempo di avvento, delle parole di Isaia, e anche questo tempo di virus, dove c'è una purificazione che sta cominciando dalla casa di Israele, sta cominciando dalla Chiesa. Tutto questo macello nella Chiesa, tutta questa confusione, queste difficoltà, non si sa se dare retta ai governi, non dare retta, le persone sono tutte o quasi tutte disorientate, i preti, io stesso l'ho vissuto questo, no? Fin dove io posso andare, fin dove è giusto andare, fin dove posso infettare o non infettare, cioè, è veramente quello che, no? Abbiamo ascoltato, la spada. Cioè, sta arrivando una purificazione. Bene, questo mi ha aiutato tantissimo perché ho pensato una cosa. Io con Francesco Saverio c'ho zero, però una cosa ce l'ho in comune e penso che è quella che abbiamo tutti. Ed è la purificazione che Dio sta facendo. E vedevo questi 30 anni di Giappone come una lunga, lenta, paziente purificazione che Dio ha fatto e sta facendo nella mia vita per arrivare
a questo, cioè a rimettere la malizia del peccato. E questo oggi lo posso dire, che ha almeno cominciato a rimettere la malizia del peccato, cioè laddove il demonio mi ha tenuto ingannato per tanti anni. E questo ha cominciato a farlo nella mia vita anche prima del Giappone, con il cammino, con l'evangelizzazione itinerante, prima di venire qui, e poi qui in maniera speciale, nel seminario evidentemente, ma poi nel deserto che è uscire dal seminario e tutte le difficoltà, eccetera. E vedere chi sono, per scavare in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, e arrivare dove era deposta la malizia da parte del demonio. Francesco Saverio è stato più breve il percorso. Quello che ha fatto Ignazio di Loyola con Francesco Saverio è stato tutto lì, poi dopo è stato semplicemente opera della grazia, cioè che tu puoi cominciare a leggere tutte le cose di Francesco Saverio e cominci a essere felice perché vedi l'opera della grazia, cioè quello che diciamo, questi segni che si sono dati in tutti i momenti. Ma quest'uomo, diceva Ignazio di Loyola di Francesco Saverio, diceva una cosa: io non ho mai incontrato un uomo dalla pasta, dalla materia così dura, così dura. Lui aveva tutte altre idee, forse non lo sapete, Francesco Saverio odiava Ignazio, ci viveva insieme per santa casualità, era capitato nella stessa stanza, lui che era un giovane, un fighetto, nobile decaduto, e i tuoi fratelli avevano combattuto contro Ignazio di Loyola, erano nelle fazioni contrarie, quindi già lo odiava. Poi lo vedeva zoppo, a 37 anni che imparava il latino, a 37 anni, come noi quando siamo venuti qui in Giappone, cioè proprio balbettando questo latino, vestito come un povero, non c'aveva niente in tasca. E ogni giorno, la mattina che si alzava e la sera che tornava in stanza, lo prendeva in giro pesantemente, gli diceva cose cattive contro Ignazio di Loyola. Proprio gli dava schifo. E Ignazio di Loyola, che per un'ispirazione di Dio, lui aveva questo dono del discernimento degli spiriti, aveva visto che questo era il più duro, quindi il meglio. E gli diceva questa frase, che ti serve conquistare il mondo intero se perdi la tua anima? Saverio, che voleva diventare prete e vescovo, ma per fare carriera, lui doveva riscattare la sua famiglia, che era decaduta. Alla fine si è convertito. Ha riconosciuto i suoi peccati, attraverso Ignazio si è convertito, qualcosa gli ha rimesso questa malizia, e lui dirà sempre una cosa, una sola, e questa la diceva a tutti i seminaristi, poi quando era in missione diceva, una la fondamentale, che voi non confidiate in niente in voi stessi, e questa è la malizia, cioè l'orgoglio è il contrario, è confidare in te. Ma che vuol dire confidare in te? Io sono il meglio di tutti, quello è un aspetto, ma c'è un aspetto più terribile di questo. Per questo lo troviamo subito, no? Tu ti pensi meglio di tuo fratello, non ti pensi meglio di quell'altro, Giudi. Ma c'è una malizia ancora più profonda. È l'immagine falsa che tu hai di Dio e quindi di te stesso. Confidare in te significa pensare che nel fondo, nel fondo, nel fondo ce la potresti fare. Che sei in debito e quindi devi mostrarti, quindi devi giustificarti, devi arrivare a un certo obiettivo nelle relazioni con le persone, col marito, con la moglie, con i fratelli, con i fidanzati, con la missione. Devi essere qualcosa. Questa è la menzogna più grande. La purificazione, che sono le malattie, che sono i problemi, che sono, ti portano a essere zero. Leggete le lettere che ha scritto Francesco Saverio dal Giappone, e scriveva a Goa, al seminario, ai seminaristi, dice: non mi interessa niente di niente, per solo capire una cosa, che voi non potete fare niente, che voi non potete fare niente. Questo significa la libertà totale, perché vuol dire che allora quei segni possono compiersi nella tua vita. Questa è la purificazione. Cos'è che ti fa stare triste? Cos'è? Che non c'hai questo, che non c'hai quell'altro? Quello anche. Ma quello che ci fa veramente tristi è la malizia. Non essere quello che vorremmo essere. Non amare come vorresti amare. Ma quella è la menzogna del demonio. Perché nessuno ti ha detto che devi essere quello che tu pensi di essere. Nessuno. Per questo Saverio sembra un pazzo. Perché se voi vedete la vita sua in missione, e molti lo hanno accusato di questo, che non era progettato. Iniziava una cosa e poi se ne andava. Ma come? Ma devi curare lì le persone? Lui arrivava in un'isola, tap, 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 battezzava, iniziava la comunità, se ne andava. Perché c'era un fuoco dentro. Tac, tac, tac. Ma di là, no, di là, no, di là. Perché? Perché lui sapeva perfettamente che non era per la sua opera, che non era per le sue capacità. Ma questo vale in un matrimonio, ma come posso progettare io? Questo vale in un fidanzamento, questo vale nella nostra missione, nel lavoro. Che cosa posso sapere io? Oggi mi è dato di vivere, oggi è il primo e l'ultimo, e qui oggi Dio fa tutto. Questa è la libertà che aveva Francesco Saverio, per cui non si giudicava, per cui poteva stare all'ultimo posto, ma non è che si metteva all'ultimo posto come quello che diventa ultimo perché lui è buono, perché si sforza a essere ultimo, no, lui era l'ultimo. E lo credeva come tutti i santi. Se Dio oggi ci facesse la grazia di purificare il nostro cuore, ma questo lo fa tutta la vita, fino a che veramente io posso dire, fai tu, ma non fai tu chissà che cosa, fai tu
me, fammi tu, fammi tu. Io non so cosa devo fare, io non so come devo essere padre, come devo essere madre, come devo essere prete, come devo essere anziano, come devo essere... Non so niente, io non so niente. E quello che so mi fa soffrire, perché mai farò quello che vorrò. Fai tu, fai tu. Per questo vivo ogni giorno come il primo e l'ultimo della mia vita. Lo vivo come lo viveva lui, intensamente, facendomi tutto a tutti. Non mi importa, perché domani non c'è. Domani non c'è. C'è solo adesso. Lui dice, io non sto mai pensando a quello che devo fare. C'aveva i grandi desideri. Ma se lui stava nella nave, in quel momento per lui la missione era la nave. In quel momento lui stava e annunciava il Vangelo a quelli che stavano a fianco a lui sulla nave. Non è che dice, devo andare in India. Lì aveva purificato il Signore. Gli aveva liberato quella malizia di pensarsi qualcosa, di pensare di dover fare qualcosa. Per questo è uno strumento totale nelle mani del Signore. Fai quello che vuoi. Vedi che fai macelli, che ti sbagli, perché avrà fatto errori, no? Li ha fatti gli errori. Avrà sbagliato tante cose. Quello non mi importa nulla. Non mi importa nulla. Io mi corico e mi addormento perché tu sei con me, dice il Santo. I gesuiti hanno questo motto: fate tutto per la gloria di Dio. Che la gloria di Dio, cioè la Shekinah, la presenza di Dio in te. Che il Signore ci dia questa gioia e questa purificazione del cuore. Tu immagina solo che questo si compie. Nella misura in cui ci convertiamo, cioè accettiamo, perché quello è il punto, cioè crolliamo, ci inginocchiamo davanti a Dio, come ha fatto lui, ha fatto lui chiedendo perdono a Ignazio Loyola, e da lì lui è diventato un agnellino, tolta la malizia. Tu ti converti, se io mi converto, tra 500 anni, qualcuno in una parte del mondo si ricorderà di te. Come noi siamo legati a Francesco Saverio, così molte persone sono legate a te. Tu immagina quanto è preziosa la tua vita e che la malizia più grande è disprezzare quello che Dio sta facendo in te, pensando di essere un'altra cosa. Tu così come sei perfetto. Il tuo corpo, il tuo carattere, le tue nevrosi, la tua storia, le tue sofferenze, tutto è perfetto, tutto. Non devi cambiare nulla, daglielo al Signore, solo quello. Questa pasta che sei tu arriverà a 500, 1000, 2000 anni. Persone che grazie alla tua conversione, cioè dall'aver lasciato al Signore carta bianca, questa persona, poi questa, quanto è importante la tua vita. Basta pensare a noi stessi, basta pensare a chi sono, non sono, cosa faccio, basta, perché quello di male lo faccio io e lo so, quello di buono, di santo, che forse non vedrò mai, lo fa lui. E quello resta in eterno, i segni che fanno vedere la vita eterna, che non possiamo darci da noi.